Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo Polo is on fire. Allora ve lo dico subito, oggi sono un po' nervoso, sarà il ritorno nel grigiore, nel traffico. Oggi non c'è manco il sole, il Salento ormai è un lontano ricordo. Vabbè, detto questo, prima di iniziare vi ricordo, se vi va, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video ragazzi. Detto questo, siamo qui a commentare ancora il nulla. In nulla, lasciateli lavorare, dicevano e dicono ancora: lasciateli lavorare. Ho capito, stiamo lasciando lavorare, ma ciccio, fra neanche due settimane scarse si inizia il campionato. No, non lo so, ditemi voi, perché qua alla fine una certezza avevamo, cioè il fatto di aver bisogno di ristrutturare il nostro centrocampo che tanti problemi ci ha dato e ha avuto nella scorsa stagione. Questo però non è ancora avvenuto, praticamente non è ancora stata inserita mezza pedina a centrocampo, non c'è stata neanche alcuna cessione, quindi non siamo stati in grado neanche di cedere, come diceva Ibra, preparare il terreno, no? Cedendo per poi semmai acquistare, e fra 15 giorni parte il campionato. Cioè io adesso non so, a prescindere dalle teorie che si possano avere, io mi prometto che questo, cioè non posso promettere che questo sia l'unico video polemico della settimana, però comunque lo vedete anche voi, anche ieri ho tentato di non essere polemico, di parlare d'altro, però ragazzi, cioè a una certa, veramente, quando vedi che poi passano i giorni ma non arrivano mai le risposte, gli articoli sono sempre dello stesso tipo, il Milan offre tot, la squadra chiede il doppio, e dopo un po' di nervosismo ti sale, più che altro perché penso fosse fondamentale per partire bene, perlomeno sulle cose che sapevamo avere bisogno, per dire centrocampista, insomma agire per tempo in maniera tale da dare a Fonseca il tempo anche di lavorare con appunto eventuali nuove entrate. Invece Pavlovic è rimasto a Milanello, quindi Fonseca non l'ha ancora visto. Il mediano non è manco ancora arrivato, tra l'altro si parla di Fofana, se non dovesse venire Fofana non ci sono alternative credibili, si parla di Koné che è un'altra mezzala, cioè non riesco a capire il senso, perché andare sempre su mezzali da adattare a mediani, io questa cosa non la capisco, ma non voglio credere sia così. Detto che sono al centro della corsia, non mi farei innervosire, che già sono nervoso stamattina. Allora, poi una cosa vorrei dire su Fofana. Leggo molti, ma Steve, ma Fofana lo puoi prendere a zero l'anno prossimo, alla fine perché il Milan dovrebbe spendere adesso tot milioni? A parte che non mi interessa, cioè nel senso, dobbiamo smetterla di fare gli economisti, dobbiamo essere tifosi di calcio. La nostra squadra ha bisogno di un mediano? Rispondete tutti in coro? Sì, anche più di uno. E quindi era nostro dovere farlo il prima possibile, oltretutto, perché essendo un ruolo cruciale, è una cosa cruciale da sistemare, viste le valanghe di gol prese l'anno scorso, 3 gol a partita con le squadre della metà classifica in giù. Penso fosse necessario fare subito questa cosa, farla bene, avere le idee chiare e dare a disposizione a Fonseca il materiale il prima possibile per poter anche lavorare bene, non dargli degli alibi fondamentalmente. Invece non siamo riusciti a farlo per ora, e a prescindere da tutto quello che possiamo dire, lasciamoli lavorare, bla bla bla, è troppo tardi, è comunque già troppo tardi, perché rischi di partire già con un handicap le prime giornate di campionato, perché per forza di cose comunque certi automatismi, anche se dovesse arrivare il giocatore all'ultimo momento, dovranno crearsi, poi dovrà essere pronto, dovrà respirare l'erbetta di Milanello, l'odore di Milanello, ci vorrà del tempo come al solito quando facciamo un acquisto. Tornando al discorso di poi Fofana a zero, vi ripeto, siete così sicuri che poi Fofana a zero verrebbe al Milan? No, perché questo è il punto. Sì ragazzi, perché noi facciamo in fretta a dire no vabbè, ma devo spendere 30 milioni adesso, lo prendo a zero fra poco, allora aspetto. Ma quando è a zero poi lo prendono gli altri, perlomeno questo la storia ci insegna. Ricordate un certo Taremi? No, perché a volte la memoria è corta. Taremi ce l'avevamo in pugno, avevamo già l'accordo, sentire i giornalisti. Era tutto fatto, poi non si sa come è saltato tutto. Perché? Perché evidentemente magari già a suo tempo si era inserita l'Inter dicendo: guarda, se aspetti qualche mese vieni da noi a zero. E probabilmente il giocatore, sia per blasone di questo momento qua, perché adesso andare a giocare all'Inter in questo momento storico è ahimè meglio che venire al Milan a livello di possibilità di vittoria, purtroppo è così. E quindi voglio dire,
la certezza che poi lo stesso giocatore per cui tu hai l'accordo pagando il costo del cartellino, poi quando è a zero venga comunque al Milan, non ce l'hai, perché quando è a zero ti si inseriscono tutte le varie, può essere l'Inter, ma possono essere tutte altre squadre magari interessate, che se c'era da pagare 30 milioni, 20 milioni di cartellino, non li pagavano, ma se il giocatore viene a zero, alla fine in qualche modo, probabilmente sulle commissioni e quant'altro, lo accontentano. Quindi non diamola per certa questa cosa qua. Io la sensazione che ho, sarà mica che, ma tanto alla fine, ragazzi, era quello che un po' dicevamo sin dall'inizio, no? Manca un direttore sportivo, no? Manca uno che sappia fare mercato. Saper fare mercato vuol dire saper cedere, oltre che saper comprare al prezzo giusto, facendo le trattative, ma anche capendo, secondo me, quando è il momento di lesinare sul centesimo e quando è il momento invece di chiudere un colpo, perché bisogna dare un segnale ai tifosi, bisogna dare un segnale alla squadra, anche ai giocatori stessi della nostra squadra. Cioè, io non penso che puoi essere un giocatore del Milan e vedere che il Milan fa una fatica boia ogni volta che deve portare a casa un giocatore. Cioè, come commentiamo noi, commenteranno anche loro. È come se sul posto di lavoro tu vedi che, per dire, nessuno riceve mai un aumento, l'azienda fa fatica a rinnovare, che ne so, chi ha il contratto a tempo determinato preferisce andare sullo stagista e risparmiare. Cioè, comunque tu da dipendente di quell'azienda lì, dopo un po' dici, oh, non lo so qua che aria tira, forse è meglio che do un'occhiata altrove. La stessa cosa faranno i calciatori, non è che è tanto diverso, è un lavoro particolare, ma è un lavoro come gli altri. Quindi il segnale lo lancia ai tifosi, lo lancia ai giocatori, ai dipendenti, a tutti, all'ambiente, che per vincere non può essere un ambiente improvvisato. E la sensazione è che a volte questa improvvisazione prende il largo. Perché? Perché manca questo direttore sportivo, manca questa figura che sa fare il mercato, parliamoci chiaro. E l'anno scorso vuoi vedere che il fatto che, come si era detto, ma poi no, ma che cavolo dici Steve, ma di qui, di là, di su, di giù, il prendere Tonali, il cedere Tonali a quella cifra comunque bella grossa, sia stato un po' un abbaglio. Perché? Perché ci ha portato 80 milioni nelle nostre casse che noi abbiamo potuto spendere, espandere per il mercato con più facilità, quindi stavamo magari meno a lesinare sul centesimo, siamo riusciti a fare il nostro mercato con la cessione importante, no? Che ha sbloccato poi tutto il resto, e fondamentalmente c'era la gente che scriveva, lasciate cucinare Furlani, bla 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 bla, e io dicevo, stiamo attenti, non lo so, vedremo, ma ho dei dubbi, sono scettico. Perché? Perché alla fine cosa abbiamo fatto? È vero che siamo riusciti a fare mercato e sembrava che il Milan l'anno scorso quello che voleva comprava, no? E lì subito, appunto, grandi complimenti a Furlani, ai dirigenti, perché il Milan, se vuole, il mercato lo sa fare. Il Milan ha fatto un grande mercato, ho sentito dire. Peccato che alla fine il grande mercato l'abbiamo fatto perché? Perché abbiamo fatto la grande cessione. Avessimo ceduto Teo quest'anno a una cifra simile, probabilmente a quest'ora erano già arrivati Fofana, Emerson, Royal, che poi, tra l'altro, risentiamoli bene quando li diciamo questi nomi, perché sembra che stiamo parlando di, non lo so, cioè Emerson Royal è un giocatore che non penso che ci sia la fila fuori casa per accaparrarselo. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di un giocatore mediocre che potrebbe forse riprendersi dopo delle stagioni negative, quindi è la classica scommessa alla Furlani, che comunque non stiamo riuscendo a prendere, che comunque lo prenderemo, perché poi adesso lo annunceranno, ci hanno sfragnato talmente tanto questo Emerson Royal che prima o poi arriverà, ma che ci stiamo mettendo 3 mesi a prendere un esterno da 15 milioni che non vuole nessuno, oltretutto. Cioè, quindi questa è la cosa più incredibile, ma detto questo, siccome la cessione big non è arrivata, ecco che lì si vede la bravura poi di un direttore sportivo ad avercelo. E purtroppo si vede anche il fatto che noi non ce l'abbiamo. Perché? Perché non stiamo riuscendo né a cedere, perché poi alla fine abbiamo dei giocatori che magari non è che hanno sto gran mercato, ma in qualche modo, in qualche maniera un po' fantasiosa, con un po' di abilità potresti riuscire a piazzare, e invece non ci riusciamo. Li abbiamo lì sul groppone, e questo non ci permette neanche di fare mercato in entrata, anche perché comunque a quanto pare il Milan sembra, non è che nonostante la disponibilità economica ci sia, il Milan sembra non voler spendere, cioè vuole comunque restare sempre con un mercato a costo zero, se esce entra qualcosa ma non spende un euro in più.
Questa situazione qua è molto pericolosa, perché poi ti devi accontentare spesso e volentieri dell'occasione, e come spesso è accaduto anche dell'opzione B, dell'opzione C, dell'opzione D. Però la bravura, ripeto, poi di una squadra nel fare il mercato, e anche la fantasia, la creatività nelle trattative, purtroppo senza la grande cessione del Tonali di turno, ecco che tutto il castello scricchiola, perché ripeto, è troppo tardi, a prescindere dal fatto che poi magari adesso Emerson Royal e Fofana arriveranno sul gong del mercato. Comunque è molto tardi perché soprattutto il mediano, voler vedere i mediani, sapevi già di doverli fare da tempo. E il discorso poi qual è? Che se andiamo poi a rivedere un po' tutta la narrativa, la storia, è vero che noi l'anno scorso abbiamo fatto il grande mercato che tutti millantano, anche se poi non si capisce come alla fine siamo arrivati più o meno agli stessi punti di distanza dalla prima in classifica dell'anno precedente, quindi tutto sto upgrade non lo so. Io continuo a rimanere scettico, sicuramente siamo migliorati in fase offensiva, ma siamo peggiorati in fase difensiva, quindi alla fine la coperta è sempre troppo corta. Cioè io tutto sto upgrade, che molti dicono abbiamo fatto un grande mercato, io continuo a non vederlo, nel senso che poi alla fine questo grande mercato non è che ci ha portato a dei grandi risultati. Cioè l'anno prima siamo arrivati addirittura in semifinali di Champions, anche un po' in maniera fortunosa. E lo scorso anno siamo arrivati secondi a 20 punti dalla prima in classifica, cioè quindi alla fine facendoci alzare lo scudetto in faccia al derby, facendo diverse figuracce, uscendo in Europa League con una squadra come la Roma, che sulla carta doveva essere più modesta rispetto a noi ed era la prima squadra seria che affrontavamo nel torneo, non superando il girone dei Champions, insomma tutto sto upgrade io continuo a non vederlo. Però abbiamo fatto un grande mercato, perché per alcuni l'abbiamo fatto, non oserei mai contraddirvi, però detto questo rimane il fatto che tu hai ceduto praticamente uno dei pochi mediani veri che avevi in rosa, milanista con la garra e quant'altro, tralasciamo il caso calcio scommesse che lì non sappiamo neanche quanto davvero poi i nostri dirigenti sapessero, quindi avventurarsi in questi discorsi molto fantasiosi lascia il tempo che trova, perché per quello che ne so io magari l'hanno ceduto senza neanche sapere del problema calcio scommesse, quindi ma poi è una cosa che esula dal campo. Io adesso parlo di campo, del fatto che comunque era un mediano di quelli che a me piace, con grande senso d'appartenenza, italiano, che lo rimanca, sembra che quasi cerchiamo di evitare di comprare i giocatori italiani, non so perché, che è quello che ci manca in questo momento. Quindi noi comunque è vero che abbiamo finanziato un intero mercato con quella super cessione, ma è anche vero che poi alla fine abbiamo creato un buco, perché poi con quei soldi non siamo neanche stati lungimiranti a dire comunque li reinvestiamo in giocatori con caratteristiche o simili, o comunque perlomeno ne dedichiamo uno spicchio, una fettina per prendere due mediani che costano poco, che però possono fare quel ruolo lì. No, noi abbiamo preso una valangata di mezzali, quindi adesso ci troviamo lì con un centrocampo affollato di mezzali che non so come e quando giocheranno. Cioè Fonseca dovrà trovare, cioè povero Fonseca, nel senso che comunque adesso si trova lì in una situazione dove ma basta, ma sono al centro della corsia, per Dio! Si trova in una situazione dove deve riuscire a farli giocare, deve trovare il modo di farli giocare, non è facile, perché poi comunque gestire una rosa vuol dire anche tenere tutti up. Cioè, i vari Pobega, se giocano due volte in un intero girone, magari poi alla certa arriva e dicono, però io voglio giocare, cioè non mi va bene fare fare due partite in tutto il girone d'andata, per dire. Ma dove lo metti Pobega? A fare il mediano davanti alla difesa? A me fa paura Pobega davanti alla difesa, è uno col fallo facile, che ha i piedi montati al contrario e la palla non la sa gestire. È una mezzala di inserimento, è una mezzala di inserimento, come tra l'altro lo è Loftus, come lo è Musa, che continuano a dire ma Musa in nazionale gioca mediano. Ho capito, ma il fatto che lo faccia, ripeto, non vuol dire che poi lo faccia bene, cioè siamo sempre lì. Quindi alla fine comunque ci ritroviamo con tutti questi esuberi a centrocampo, si parla di vendere gli unici che il ruolo di mediano lo sanno fare, come vi dicevo nel video di ieri, perché comunque si parla della cessione di Bennacer, che è l'unico mediano che va tenuto in maniera proprio sacrosanta, cioè non penso che noi possiamo permetterci in questo momento di sacrificare anche l'ultimo che ha le caratteristiche del mediano in rosa, cioè sarebbe proprio da folli. Cioè io capisco che magari è l'unico ad avere mercato, ma ci sarà anche un motivo, no? Chiediamoci il perché gli altri il mercato non ce l'hanno. So, perché a sentire molti abbiamo fatto un mercato incredibile lo scorso anno, eppure poi quando si tratta di cedere nessuno delle nostre mille mezzali ha un po' di mercato e di possibilità di essere ceduto. Non ci sono offerte per questi giocatori, ci sarà anche un motivo, no? Sono così forti che però non ricevono offerte. Sta di fatto che, insomma, senza la cessione grossa,
il mercato non si sblocca. E qui, ok, la calma, ok, il puntellare, ma vi ricordo, e ripeto, come ho detto all'inizio video, fra una quindicina di giorni inizia il campionato. Vabbè, vedremo ragazzi, vedremo. Un video così ci vuole, ogni tanto bisogna sfogare, perché sapete com'è, è da mesi che facciamo video senza che succeda nulla, quindi qualcosina bisognerà anche sfogare. Domani torneremo a dire lasciateli cucinare, lasciateli lavorare, oggi concedetemi. Ci sentiamo nei commenti ragazzi, ciao a tutti.